Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Io mi chiamo Sara Melucci, mi trovate su Instagram come Sara Melfit. Come sapete già sono una personal trainer. Oggi parleremo di fenotipi e morfotipi. Per chi non lo sapesse, io mi sono specializzata nella donna in entrambe le due tesi di laurea, triennale e magistrale. Nella triennale ho approfondito soprattutto il discorso fenotipi, quindi classica donna pera, donna mela. E ho introdotto anche la donna a clessidra o a banana, diciamo, no? Quel mix tra i due. Ma oggi voglio non solo parlarvi meglio di questi tre fenotipi, ma aggiungere anche una descrizione ai morfotipi, che sono invece i classici ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. Perché sono così importanti e perché è importante capire che cosa siamo in realtà? È importante sapere che fenotipo sono e che morfotipo sono se mi interessa progredire nel mio allenamento. Se invece a me va bene allenarmi a caso e non avere nessun risultato, possiamo anche non saperlo. Ma se abbiamo un obiettivo ben specifico, è bene sapere da che genetica partiamo per ottimizzare il risultato e per comunque far risplendere al meglio la nostra genetica. Perché è importante sapere se sono ginoide o androide? Perché a seconda di questa classificazione ci possono essere differenze ormonali e di risultati all'allenamento differenti. Queste differenze fanno sì che quindi il nostro risultato possa essere più vicino o più lontano in base a che tipo di metodologia utilizziamo su noi stesse. Sono ginoide? Sicuramente tante cose per le gambe le dovrò evitare per non peggiorare la mia situazione. Sono androide? Sicuramente ho il problema opposto di una donna ginoide, quindi posso fare molte più cose sulle gambe che lei non può fare per avere un risultato che magari una donna ginoide è un po' più naturale, ovvero un sedere un po' più grande, rispetto a una donna androide che avrà un sedere un po' più scarno, un po' più schiacciato. Perché invece è importante anche sapere il morfotipo, se è endo, ecto o mesomorfo? Perché in base a questa caratteristica non solo è bene cambiare anche l'approccio alla dieta, ma ci sono vari studi che hanno dimostrato che su questi tre tipi di morfotipi bisogna applicare tre differenti tipi di allenamento. Io ho preparato un test che è gratuito e alla fine del test riceverete anche la risposta e potete capire da questo test che cosa siete. Maggiori info ve le darò su Instagram. Scrivetemi per fare questo test. Il fenotipo ginoide è caratterizzato da problemi circolatori, la presenza di cellulite, il grasso dall'ombelico in giù, quindi soprattutto fianchi, coscia, culotte de cheval, interno coscia. Molto spesso la cattiva circolazione la si nota anche dalle caviglie gonfie e solitamente si ha una parte superiore del corpo molto esile, oltre che un bellissimo punto vita. Quindi abbiamo qualcosa di positivo, ma qualcosa anche di negativo. La donna androide invece, quindi un po' più androgena, a mela, rispecchia praticamente il contrario, ovvero abbiamo poco punto vita, un addome non molto a clessidra, grasso soprattutto addominale, soprattutto sui fianchi, ma al contrario delle belle gambe snelle. Poi può anche essere che un androide abbia un po' di culotte de cheval, ma i cumuli di grasso sono prettamente nella parte superiore del corpo. E quali sono i punti a favore e a sfavore della donna androide? Che sicuramente non ha problemi di cellulite, quindi può allenare le gambe in maniera molto semplice e avrà comunque un buon risultato se si impegna con determinati carichi e con determinati esercizi sui glutei. E soprattutto per lei è molto più facile dimagrire, perché il grasso della pancia è un grasso completamente diverso dalle cosce, risponde molto bene al turnover cellulare e questo fa sì che lei possa dimagrire facilmente. Quindi anche se l'addome non è proprio il suo punto di forza, può facilmente diventarlo. Per una ginoide invece è molta più la fatica da fare, molta più la strada da fare. Quindi lei ha sicuramente un bel addome, un bel punto vita, ma il dimagrimento sulle cosce è molto più lento e quindi per ottenere un bel corpo ci vorrà quasi il doppio, per la mia esperienza anche il triplo del tempo. Perché ho ripetuto più volte che l'allenamento dipende anche dal proprio fenotipo? Perché, per esempio, le donne androidi hanno bisogno di caricare di più sulle gambe e sui glutei rispetto a una donna ginoide che di solito, di genetica, ha la possibilità di crescere meglio nel lower body, però è molto più esile sopra, quindi capite che proprio
proprio differente la metodologia. Per esempio, una donna ginoide, per assurdo, anche se è più grassa sotto e quindi può pensare di dover allenare di più il suo lower body, deve assolutamente incrementare l'upper per creare armonia, armonizzare quindi la figura, aumentare il metabolismo e non infiammare e peggiorare l'edema delle gambe. Adesso parliamo però di una figura nuova, fenotipo misto, che io chiamo anche ipomisto. Perché è misto? Perché ha delle caratteristiche che non fanno capire bene se è prettamente ginoide o prettamente un soggetto androide. Il fenotipo misto presenta una particolarità, ovvero ha una distribuzione di grasso omogenea. Qual è il punto a favore e il punto a sfavore? Il punto a favore è che, avendo questa distribuzione di grasso omogenea, non si nota tanto che ha dei cumuli di grasso. Potremmo anche definirlo un falso magro, in realtà ce l'ha un po' sparpagliato ovunque. Il punto però a sfavore è che potrebbe presentare quel mix di caratteristiche per la quale non è proprio facile che risponda bene omogeneamente. Può essere che la pancia e i fianchi vadano via prima, ma abbia comunque dei problemi di cellulite, quindi non si può allenare prettamente come una ginoide e prettamente come un androide. In base alla sua genetica va fatto un mix, quindi forse è quello più difficile da allenare. Un altro punto a favore però di questo fenotipo è che, se prende tutte le caratteristiche positive dell'androide e del ginoide, esce un fisico paura. Punto vita stretto, un bel sedere, le gambe che comunque non hanno cellulite, boom. Ma potrebbe capitare che prende tutti i punti a sfavore, quindi zero punto vita, tanta cellulite, sedere totalmente piatto, cosce grasse, e quindi capite che là c'è molto lavoro da fare. Le donne miste possono avere tutti i punti di forza, nessun punto di forza o vari mix. Per esempio, possiamo avere un ipomista che ha preso tutti i punti di forza, quindi un bel vitino da vespa, ma una bella pelle senza cellulite, senza problemi circolatori e comunque glutei abbondanti che crescono facilmente rispetto a un androide. Possiamo avere una mista che ha qualche punto a favore, qualche punto a sfavore, ovvero magari non ha il vitino da vespa, però non ha neanche la cellulite, o può essere che ha un bel punto vita, ma appunto poi cellulite, quindi un mix. Ma potremmo trovare anche una mista che invece ha tutti i punti a sfavore, quindi ha le gambe con problemi circolatori e cellulite, non ha il punto vita definito e ha comunque le cosce molto grosse. Quindi qui capite che è un quadro un po' più complicato, bisogna tarare molto bene l'allenamento. Per questo è importante sapere cosa si è, per capire quali errori non fare durante l'allenamento e non perdere soprattutto tempo prezioso che invece potrebbe avvicinarci al corpo che vogliamo raggiungere. Ovviamente si parla in teoria di ginoide e androide in caso di obesità, ovvero obesità ginoide, obesità androide, ma se pensiamo a un corpo invece molto magro, è già più difficile capire che tipo di costituzione abbia. Lo si può vedere da dei piccoli cumuli. Per esempio, se troviamo una donna che ha le gambe molto molto magre e snelle e la vita un po' rettangolare, molto probabilmente ha una costituzione androide, mentre se troviamo una donna con un punto vita molto definito, quindi molto magra sulla pancia, ma poi si allarga un po' sui fianchi o comunque un sedere molto più abbondante rispetto alle cosce, sicuramente è ginoide. Adesso però parliamo dei morfotipi, quindi ecto, endo e meso. Qual è la differenza? E perché anche in questo caso è importante capire che cosa sono e come riconoscerli. Una persona con morfotipo ectomorfo è una persona solitamente un po' nervina, con l'ossatura molto esile e con un buon metabolismo che tollera molto bene i carboidrati. Quelle classiche persone che diremmo che possono mangiare e non ingrassano mai. In generale, nella nostra storia, nella nostra vita, la genetica si mischia e quindi può essere che noi siamo nati ectomorfi ma non facendo niente per una vita, quindi con uno stile di vita sedentario sbagliato, man mano siamo diventati meso, o viceversa, da meso a endo o da endo a meso, insomma, perché si può anche migliorare, non solo peggiorare. Comunque sono quelle persone che hanno un buon metabolismo, solitamente che sono già un po' nervose, eccitate di natura, non hanno bisogno di bere troppo caffè e tè,
e che rispondono all'allenamento poco, nel senso che hanno bisogno di mangiare tanto, ci vuole tanto surplus calorico per fargli costruire massa. Quindi anche l'alimentazione è molto importante, bisogna capire. Passiamo al mesomorfo. Il mesomorfo in realtà è quello perfetto, la via di mezzo, perché risponde abbastanza bene, risponde bene alla dieta e all'allenamento senza mettere troppo grasso, è quello più predisposto alla crescita muscolare, quindi di massa magra. Non ha bisogno di impazzire perché è quello che ha la genetica, diciamo, un po' più favorevole e per la quale quasi tutti gli allenamenti vanno bene. Poi invece abbiamo l'endomorfo. L'endomorfo è quella classica persona che invece tende all'obesità o comunque tende a prendere peso, quella che tende a perdere peso con una difficoltà abissale, che quindi dovrebbe sicuramente limitare i carboidrati rispetto ad altri, anche in una fase di massa, e che lotterà sicuramente di più per mantenere i risultati ottenuti. Poi possiamo avere un endomorfo che fa fatica a mettere muscolo e mettere solo grasso, ma possiamo avere anche un endomorfo che in realtà cresce muscolo e grasso, crescono di pari passo. Insomma, possiamo avere vari scenari. Come ho detto prima, quello che siamo, in base anche alle nostre abitudini, al nostro stile di vita, a quello che facciamo, quindi al decorso della nostra vita, queste componenti si possono modificare, così come anche androide, mista, ginoide. Alla fine è anche molto un discorso ormonale. Anche quello, quindi, col variare dell'età e quindi coi cambi ormonali possono modificarsi. Basti pensare in menopausa, dove le donne iniziano ad avere più testosterone e iniziano a ingrassare tutte sulla pancia, per esempio. Quindi, perché è importante sapere? Capite che con tutte queste variabili, posso essere endo, ecto, meso. Posso essere ginoide, androide, mista, ma se sono mista, con che percentuale di androide, con che percentuale di ginoide e quali sono i miei punti a favore e i miei punti sfavorevoli? Insomma, con tutte queste informazioni è davvero difficile allenarsi a caso e pensare di avere e mangiare a caso e pensare di avere un ottimo risultato. Quindi, prima riesco a capire cosa sono, prima riesco anche a capire cosa va bene per me e cosa non fa per me. Prima di studiare tutte queste cose e prima di fare in realtà scienze motorie, io sono stata per tanti anni nel buio dove mi affidavo ad altre persone che però non avevano probabilmente studiato tutte queste cose, quindi mi davano delle schede copia e incolla e me le facevano fare. E su di me, infatti, niente di più deleterio. L'upper non cresceva manco a pagarlo e lower peggiorava tantissimo, cioè proprio delle cosce così e poi un braccio, cioè, vedete il mio polso così, capite che proprio no. Negli ultimi 3 anni, da quando mi seguo da sola, invece sono riuscita ad armonizzare molto bene la mia figura. Questo perché appunto è molto importante capire quante variabili ci sono dietro un allenamento. Spero che il video vi sia stato utile. Se volete fare il test per sapere cosa siete, scrivetemi, mi farà molto piacere inviarvelo. E basta, vi aspetto al prossimo video.